Assessore Trupia, ecco, sempre polemiche continuano sui social, ma non solo, relativamente ai rifiuti che sorgono davanti l'ospedale, in zona ospedale. Ecco, nonostante voi avete cercato più volte di chiarire e risolvere il problema, ancora vediamo queste scene, insomma, di rifiuti buttati là in un luogo che dovrebbe essere il, insomma, il focus dell'igiene in assoluto. Sì, purtroppo questa è una situazione che periodicamente ci si ripropone. È da 3 anni che è iniziata la raccolta differenziata e purtroppo con l'ospedale ancora non riusciamo a trovare una giusta soluzione. Nonostante le numerose interlocuzioni che abbiamo avuto, ma purtroppo non hanno avuto i risultati sperati. Fino alla settimana scorsa abbiamo avuto incontri con la direzione sanitaria, ci avevano dato rassicurazioni che avrebbero iniziato a fare una differenziata corretta, ma purtroppo i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Ora, questa è una cosa che non è più tollerabile, perché poi andare a fare la bonifica del luogo ha un costo, è un costo che è a carico del comune e di conseguenza dei cittadini. Per cui abbiamo già fatto una nota alla direzione sanitaria, al direttore generale, dicendo che da questo momento in poi le bonifiche saranno a loro costo. E quindi dovrebbe risolversi, diciamo, la situazione, perché nonostante i solleciti, insomma, ancora c'è questa situazione che persiste. Sì, ma noi, voglio dire, questa è una soluzione estrema. Noi tendiamo a far sì che anche l'ospedale faccia una raccolta, o meglio, una differenziata conforme, perché diciamo, questi rifiuti così in maniera indifferenziata per noi rappresentano anche un altro problema per quanto riguarda la percentuale, perché ci fa notevolmente abbassare la percentuale della raccolta differenziata. Quindi si vanifica il lavoro di una città intera perché una struttura come l'ospedale, insomma, continua a essere negligente nello svolgimento della raccolta. Diciamo che si vanifica in parte, da un punto di vista percentuale, diciamo che ci fa abbassare la percentuale di un 5-6 punti, che non è indifferente.